Buonasera a tutti gli amici di Centro Studi Dialogo che stanno seguendo questa nostra carrellata settimanale di incontri sul web. A proposito, il solito consiglio: se vi piacciono i contenuti che realizziamo, mettete dei like sulle nostre pagine social, andate sul nostro canale YouTube, mettete un like, iscrivetevi al canale YouTube. Lì troverete raggruppati facilmente tutti questi incontri sul web. Ora proseguiamo appunto nella nostra carrellata di incontri con i popoli, le comunità, le lingue, la musica, la tradizione dei vari territori e ci trasferiamo questa sera in Piemonte per incontrare un ospite speciale, in quanto è veramente speciale anche il gruppo di cui fa parte e che ha fondato a suo tempo. Stiamo parlando di Enzo Conti e ovviamente stiamo parlando dei Tre Martelli. Buonasera Enzo e grazie di aver dedicato il tuo tempo a questa nostra associazione. Assolutamente un piacere. Benissimo, allora i Tre Martelli direi che per chi segue la musica popolare, tradizionale, chiamiamola pure folk con un termine molto, molto semplice, evocano molte cose, però c'è anche qualcuno che si occupa poco di questi argomenti. Ecco Enzo, voi avete compiuto poco tempo fa 45 anni di attività, l'avete festeggiata anche con concerti, con eventi pubblici. Come, quando e perché sono stati fondati i Tre Martelli? E domanda che vi avranno fatto migliaia di volte: perché il vostro gruppo si chiama i Tre Martelli? Dunque, allora, il Tre Martelli, appunto, tu hai accennato, abbiamo compiuto 45 anni di esistenza, quindi facendo un calcolo, ti assicuro, abbiamo iniziato a suonare nel 1977. All'inizio del 77 stavamo provando e poi abbiamo nel 77 fatto alcuni concerti. Il termine Tre Martelli è venuto proprio perché nel 77, dopo poco che esistevamo come gruppo sperimentale che nasceva dalle ceneri delle nostre passate esperienze di rockettari e jazzisti e tutte e due le cose, perché se negli anni 70, se ti ricordi, andava anche di moda quello che era scritto, chiamato il jazz rock, il rock jazz. Certo. Noi eravamo anche da un gruppo di progressive e man mano dal rock progressive ci siamo avvicinati al rock jazz. A un certo punto, per una specie di bizzarria proprio così, di gusto, di curiosità, abbiamo provato ad accostarci a strumenti acustici che avevamo in casa. Io, per esempio, avevo la fisarmonica diatonica, l'organetto di mio bisnonno, che adesso non uso più, ma che comunque allora mi fece da peristrada. E poi, non so, c'era il saxista che suonava anche i flauti traverso, che aveva dei flauti dolci, il chitarrista elettrico che aveva un mandolino di suo padre e poi il violoncellista, violinista che avevamo poi cooptato, ma all'inizio eravamo solo tre in realtà e avevamo provato a fare questa sperimentazione di misto elettroacustico andando ad attingere a fonti sia medievali sia rinascimentali, sia cose composte da noi, sia da musica tradizionale. A un certo punto ci fu chiesto, come avevo accennato, di fare da musicare una leggenda per le scuole di Alessandria, per una cosa abbastanza grossa, tra l'altro, che si chiamava La leggenda dei Tre Martelli. Noi eravamo in tre in quel momento preciso e non ci è sembrato vero perché non avevamo un nome, cioè noi avevamo il nome del gruppo, diciamo folk rock che erano gli Angostura, scusa, non folk rock jazz, scusa, che erano gli Angostura, però non ci sembrava opportuno continuare questo nome. E allora la leggenda dei Tre Martelli, che tra l'altro noi ho messo proprio nel caso dei 45 anni sul sito, sul Facebook dei Tre Martelli, l'ho rimessa questa leggenda anche con alcune illustrazioni, è proprio una leggenda come se, quasi didascalica, che racconta di tre guerrieri che hanno le loro tre mazze ferrate trasformate da un folletto che hanno aiutato in tre martelli,
con cui loro possono, dopo la guerra, ricominciare a lavorare, a vivere, a reinserirsi nella società. Quindi, come dire, un po' così, una fiaba a lieto fine. E comunque noi abbiamo sfruttato questa cosa per chiamarci Tre Martelli. Eravamo in tre, veniva bene. Poi subito, immediatamente dopo, siamo diventati cinque, poi siamo diventati sei, poi siamo arrivati a dei momenti che eravamo otto. Però abbiamo tenuto Tre Martelli perché ormai avevamo già cominciato a fare delle cose, avevamo già inciso una cassetta, per cui insomma, c'è sembrato, ci è rimasto questo nuovo. Perfetto, e lì fu la partenza. Diciamo che i Tre Martelli, come dicevo, accennavo prima, nel mondo, diciamo, del folk, della musica tradizionale, potrebbe essere definito, come dicono gli anglosassoni, gli appassionati di musica celtica, un supergroup, cioè è veramente una presenza importantissima. Da lì in poi, più o meno, in modo approssimativo, quanti CD avete registrato? Quanti Dunque, sono concerti avete ah, fatto? ottimo. Diciamo concerti sul territorio piemontese, sul territorio italiano, fuori dai confini. Mi sembra, insomma, che stiamo parlando di un numero veramente importante di eventi. Beh, sai, 45 anni di attività portano. Cioè, se non sbaglio, ci diciamo l'ultimo che è uscito, che l'anno scorso era titolato Concerto di Natale, perché è tutto dedicato alla musica natalizia piemontese che abbiamo ricercato, in parte po', in piccola percentuale composto, era il 13° album. Come concerti, guarda, potrei dirti un migliaio, più di un migliaio di concerti, un po' in tutta Europa, perché soprattutto l'Europa occidentale. Perché no? Nell'Europa orientale in realtà non abbiamo mai suonato, se si esclude la Germania dell'Est, se vogliamo considerarla, perché abbiamo suonato qualche volta a Dresda e in quelle zone lì. Ma diciamo la maggioranza di quelli fuori dall'Italia abbiamo suonato poi in tutta Italia, forse non abbiamo mai suonato in Sicilia, in Calabria, ma comunque gran parte d'Italia abbiamo suonato. E per quanto riguarda, come dire, fuori dall'Italia. Beh, tanto in Piemonte, ovviamente, perché è la nostra zona d'elezione, perché la nostra musica è chiamata spesso, cioè essere suonata nei luoghi da dove questa musica magari Certo. nasce, dove è attinta. Però abbiamo fatto delle bellissime tournée in Gran Bretagna, 5-6 tournée sempre in Gran Bretagna, abbiamo suonato spesso in Francia, abbiamo suonato in Svizzera, in Germania, in Spagna, in Catalogna soprattutto, tra cui tu si parlava di una collaborazione che noi abbiamo fatto anni fa con il Pont d'Arcalis e che noi avevamo fatto anche una ripresa televisiva per la televisione locale della Catalogna. Abbiamo fatto delle cose per la BBC, insomma, ci siamo, come dire, dilettati a suonare un po' dovunque, in Lussemburgo, in Belgio, a dei grossi festival in Belgio. Guarda, adesso sinceramente non mi ricordo nemmeno bene tutto. Diventa difficile, in effetti io come ho accennato telefonicamente a Enzo quando ci siamo sentiti avevo visto sulla TV di Catalogna proprio il concerto che avevano fatto con il Pont d'Arcalis, tra l'altro era nell'ambito di una trasmissione che era curata da uno dei nostri cari amici e associati catalani. Vabbè. Chiuso l'inciso. Dunque, il vostro gruppo mi pare che si appoggia, si avvale della collaborazione, nasce come costola, adesso non lo so bene, da parte di un'associazione culturale che si chiama Tratta Birata. Ecco, questa associazione, innanzitutto, cosa significa Tratta Birata? Sono un po' curioso. Secondo, di che cosa si occupa? Tu non sei piemontese? No, non sono Ah, ecco. piemontese, io No, sono perché brianzolo. tratta birata è una filastrocca. È l'inizio, l'incipit di una filastrocca. Tratta birata in realtà non vuol dire niente, è un nonsense. Dice tratta birata, la concadina rata, rata nera, facca Sì, nera, pane pesto, tucca tudesca. Quindi, sai, sono quei giochi di parole, serve per fare la rima. E proprio certo. perché non aveva nessun senso particolare, ma era identificativo di una cultura, della cultura piemontese, perché poi esiste in varie versioni, c'è cioè, tratta birata, tratta tratola, insomma, siccome tutte le cose popolari non sono mai
come dire, stigmatizzati in un'unica versione, esistono diverse possibilità. Però a noi Tratta Birra ci piaceva e avevamo addirittura il nostro secondo album, si intitola Tratta Birra, dell'82 se non sbaglio. E l'associazione culturale Tratta Birra nasce insieme ai Tre Martelli, cioè mentre Tre Martelli sono la parte, come dire, musicale, quella da, che va in giro a suonare, che si occupa, la parte, diciamo, etnomusicologica è la Tratta Birra, di cui io sono il presidente da sempre, ormai quasi un dittatore, se vuoi, cioè, perché le elezioni sono molto pilotate, no, in questo senso. Sì, diciamo così, un po' autarchico come cosa. Comunque la Tratta Birra si occupa di etnomusicologia. Quindi la ricerca che noi abbiamo fatto sul campo delle tradizioni musicali, che poi ha portato anche ad avere un repertorio che i Tre Martelli utilizzano per suonare in giro, è stata fatta, diciamo, sotto l'egida della Tratta Birra, che è questa associazione che non solo io, ma insieme ad altri dei Tre Martelli e anche altri che non erano strettamente facendo parte del gruppo musicale, abbiamo svolto negli anni soprattutto passati in tutto il territorio piemontese, per essere precisi, in tutto il territorio piemontese ad esclusione, diciamo, della zona occitana, certo, la zona delle valli occitane, anche perché lì c'erano già degli etnomusicologi e locali che facevano già un ottimo lavoro, iniziato addirittura prima ancora del 77, per cui abbiamo lasciato a loro che gestissero le loro aree. Mentre noi ci siamo occupati quasi tutto il resto del Piemonte, chiaramente con una maggiore prevalenza delle zone a noi vicine, anche per una questione proprio logistica, quindi Monferrato, Langhe, la zona dell'Alessandrino, in parte verso il nord del Piemonte, il Canavese, queste zone qua. Benissimo. E adesso la domanda clou, una domanda che immagino la risposta potrebbe essere riempire almeno 10 di questi brevi incontri che noi abbiamo, per offrire un po' degli spunti di riflessione a chi ci ascolta e chi ci segue. La musica tradizionale del Piemonte, la musica che voi eseguite, di che cosa si tratta? Cioè, come potremmo caratterizzarla, come potremmo definirla? Immagino che sia soprattutto una musica con dei riferimenti al mondo contadino del Piemonte, perché sappiamo che il Piemonte ha una grossa area alpina, ma una vastissima area pianeggiante e quindi contadina, di tradizione contadina. Ecco, qual è la musica, come potremmo definire la musica tradizionale del Piemonte? E seconda domanda collegata, voi eseguite la musica tradizionale, diciamo, antica, vera e propria, o fate anche delle elaborazioni su questi temi per ottenere un qualcosa di più moderno, di più attuale? Parto dalla seconda domanda. Bene. Sì, facciamo anche una rielaborazione, sicuramente facciamo una rielaborazione di temi, come dire, tradizionali, perché il tema tradizionale più delle volte è il canto o la danza suonata o cantata quella che noi abbiamo raccolto dal vecchietto, dalla vecchietta,
e poi lì arriviamo anche invece alla prima domanda. E in più facciamo anche qualche volta qualche composizione nostra, diciamo sullo stile, possibilmente quello che abbiamo appreso dalla tradizione piemontese. Cos'è la tradizione piemontese? Beh, innanzitutto il Piemonte è ricco, e quello c'è sia nelle campagne, sia nelle montagne, sia nelle colline, perché non devi dimenticarti che il Piemonte è una zona collinare molto molto vasta, importante, Monferrato, le Langhe, altre zone, le colline del Po, insomma, ci sono delle zone che occupano una grande vasta area del Piemonte, che è un po' quelle che noi abbiamo più di tutto bazzicato quando facciamo ricerca. Nel Piemonte siamo stati fortunati, nel senso, anche perché ci sono stati dei ricercatori prima di noi, cito uno per tutti, Costantino Nigra, che alla fine Certo. dell'Ottocento, che era anche un personaggio del Risorgimento, che abbiamo avuto la fortuna di conservare ancora fino a quando noi abbiamo fatto ricerca, una forte componente, un forte repertorio ancora vivo di ballate epico-liriche, cioè i canti che raccontano una storia talvolta drammatica, talvolta ironica, comunque che hanno un po' questo bacino di generativo un po' in tutta l'Europa occidentale. Troviamo degli esempi del repertorio della ballata epico-lirica in Francia, in Spagna, in Catalogna soprattutto, in Inghilterra, in Germania, in Gran Bretagna, ho detto Inghilterra erroneamente. Ed è un po' quello che il Costantino Nigra stesso aveva definito una linea che chiamava la Spezia Sinigallia, a nord della quale c'era queste reminiscenze di un patrimonio quasi comune di ballate epico-liriche. Da sotto, la tradizione cambia un po', cioè nel senso è un'altra cosa, c'è meno ballate epico-liriche, ci sono altri tipi di canti, diciamo del centro-sud Italia. Certo. Mentre noi in Piemonte e anche rispetto ad altre regioni del nord Italia siamo stati forse più fortunati perché ce ne è rimasto nel ricordo, abbiamo potuto raccogliere noi e tutti i ricercatori che hanno parlato prima in contemporanea a noi, abbiamo potuto raccogliere un grosso stuolo di canti popolari. Poi c'è la parte delle danze, anche lì abbiamo avuto la fortuna in Piemonte di conservare parecchie danze popolari. No, da cui noi abbiamo poi ricavato molte che usiamo nel nostro repertorio. Tipo, non so, anche quelle molto, molto etniche, a parte valzer, polche, mazurche, che un po' ballano tutti, da noi sono rimaste Monferrine, Curente, Gighe, Sbrandi, Brandi, che poi Brando, Sbrando è la stessa cosa. Comunque tutta una serie di danze, chiamiamole più etniche, che sono rimaste abbastanza vive fino a non tanti anni fa. Ormai la ricerca è finita, nel senso, gli Certo. ultimi depositari che noi avevamo avuto la fortuna di contattare tra fine anni 70 e gli anni 80, purtroppo per una questione anagrafica non ci sono più. E quindi poi ormai la televisione, la radio ha influenzato talmente tanto il ricordo del canto di trasmissione orale, quello che veniva trasmesso oralmente, che non ha più senso. Noi nell'ultima fase della nostra ricerca abbiamo ricercato i ricercatori, cioè siamo andati in giro a cercare i piccoli ricercatori locali, cioè il bibliotecario appassionato, il parroco col pallino del folk, il musicista locale, il violinista dilettante, che a sua volta, magari nello stesso periodo nostro, aveva registrato, aveva appuntato, aveva trascritto delle musiche, dei canti, delle danze che poi però teneva lui. E allora noi siamo ancora andati alle ultime fasi, è stata quella, la ricerca dei piccoli ricercatori, che ci ha permesso un'ulteriore conoscenza di quello che già noi avevamo raccolto e altri avevano raccolto prima di noi. Benissimo, abbiamo fatto una piccola descrizione, chiaramente, ripeto, ce ne sarebbe da parlare per ore e ore e ore, ma questi sono dei brevi incontri. Dunque, ovviamente, come tutte le attività umane, anche i gruppi musicali hanno un'evoluzione.
Voi al vostro gruppo, come accennavi tu prima, siete partiti in tre, poi siete diventati in quattro, in sei, eccetera. Ci sono aggiunti molti personaggi. Ultimamente mi pare che però abbiate subito anche un grave lutto, e mi sembra il caso di ricordarlo. Penso che sia importante ricordarlo, perché se non mi sbaglio avete fatto anche un concerto dedicato a questa persona. Sì, il concerto in realtà dobbiamo ancora farlo. Allora, partiamo dal presupposto. E purtroppo è mancata Betty Zambruno, la nostra cantante che da 12 anni circa cantava con noi in coppia in genere con Vincenzo Ciaccio Marchelli, che è l'altro cantante, invece in questo caso il maschio cantante. Betty aveva un background musicale molto importante perché lei come solista e come collaborazioni precedenti a noi aveva anche lavorato con la Ciapparusa, con i Tenda Kent, con gruppi storici del Piemonte, in trio con Donata Pinti e altre musiciste. Aveva, cioè era stata molto poliedrica, aveva affrontato anche cose di jazz, eccetera, eccetera. Però da 12 anni era, diciamo, ufficialmente circa 12 anni la cantante di Tre Martelli. Lei è mancata pochi giorni dopo il concerto che noi abbiamo fatto dei 45 anni del 4 dicembre. Noi avevamo già dedicato quel concerto con la speranza a lei che, come dire, anche se sapevamo che la situazione era brutta, avevamo sperato che potesse ancora evolvere in qualche modo verso cose positive. Invece, purtroppo, dopo qualche giorno, è mancata. E infatti adesso faremo due concerti però in sua memoria, il 12 febbraio ad Alessandria e il 5 marzo in Asti, nella città di Asti, dove lei ultimamente risiedeva. Lei è alessandrina d'origine, risiedeva Certo. da parecchi anni. Certo, quindi invitiamo anche da questa nostra trasmissione chi è nella zona di recarsi a questi appuntamenti, perché oltre ad assistere al vostro bellissimo concerto, insomma, ha un significato, la cosa ha un significato importante, e ci uniamo ovviamente a voi nel ricordo della vostra vocalist. Dunque, niente, a questo punto direi che siamo arrivati al termine di questo nostro breve incontro. Non possiamo far altro che ringraziare nuovamente Enzo Conti, che sappiamo persona impegnatissima sia professionalmente sia per queste attività extraprofessionali, ma che gli portano via molto tempo. Lo ringraziamo molto e lo salutiamo cordialmente. Vi saluto, grazie mille, vi saluto anche come si fa dalle nostre parti, Sviguma, Arvözi, per un'altra volta. Bene, bene, grazie mille Enzo per questo ulteriore chicca, per questo ulteriore regalo che immagino i nostri ascoltatori gradiranno moltissimo. E non mi resta altro a questo punto che ringraziarli per aver avuto la pazienza di seguirci anche in questo incontro, invitarli a continuare a seguirci sui nostri social, sulle nostre pagine social, a continuare a seguire questi incontri sul web. Ultimissima cosa, ma purtroppo importante, la nostra associazione ha appena riaperto durante il mese di dicembre le iscrizioni per l'anno 2023. Sappiamo bene che questa iscrizione comporta anche il ricevere la nostra rivista trimestrale Dialogo Euroregionalista, e quest'anno un quinto numero speciale, una monografia particolarmente dedicata alla Catalogna, con autori catalani, autori anche di casa nostra, che approfondiranno tutta la questione catalana. Questo numero sarà aperto da un articolo in esclusiva che ci ha fatto avere il presidente Carles Puigdemont, che ringraziamo ulteriormente anche tramite questa trasmissione. Bene. Buona serata ancora Enzo, grazie mille ancora e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.